del teatro, del coro del teatro dell'opera di Roma, in particolare del Comitato Nazionale delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, che sono uno degli attivisti e dei promotori di questa manifestazione. Siamo qui per rivendicare diritti rispetto al nostro lavoro, che è stato via via smantellato, aggredito da 20 anni a questa parte da leggi inique e liberticide. Sto precario, sto sfruttato, non ce la faccio più. Ora basta, ce dovete da paga. Ora basta, finirete se mangiamo. Aura del gruppo dei lavoratori dello spettacolo e della cultura di Potere al Popolo. Ancora, è un bene da salvare. Con questo gruppo abbiamo partecipato alla manifestazione insieme ad altre organizzazioni di lavoratori, e è una manifestazione molto importante perché è la prima volta che il settore culturale manifesta unito in piazza, quindi ci sono lavoratori di tantissimi settori diversi in realtà che manifestano insieme per i loro diritti contro lo sfruttamento, contro il lavoro precario e in realtà gratuito che ci viene molto spesso imposto. Ma è vero che se c'è la pinghe colpa del padrone, e tutti i vicini dobbiamo lottare contro le leggi del capitale. Ciao, io sono Giorgio, faccio parte del gruppo delle lavoratrici e lavoratori della cultura e dello spettacolo di Potere al Popolo. Oggi siamo scesi in piazza insieme a tante altre categorie per denunciare il modo in cui vivono e lavorano gli operatori culturali in questo paese. È un settore che sempre di più è stato tagliato e privatizzato negli ultimi 30 anni almeno, a partire da Veltroni nel 97-95, e tutto questo ha provocato una precarizzazione del lavoro che è ricaduta sulla pelle dei lavoratori stessi. Sono Massimo Mondelli, sono un cantante, lavoro nel coro del Teatro dell'Opera di Roma da quasi 30 anni e sono qui alla manifestazione proprio perché in questi 30 anni ho visto la distruzione del nostro settore, ma la distruzione in generale della cultura, di tutti i settori della cultura in Italia, dall'istruzione, dalla formazione culturale, diciamo, fino alla professione. Si sta cercando da una parte di colpire un settore difficilmente controllabile, diciamo, dal punto di vista di pensiero, dal punto di vista ideologico, e dall'altra si sta cercando di introdurre il privato quando si è capito che invece la cultura in Italia può essere monetizzata. La cultura è stata sviscerata del suo ruolo fondamentale che dovrebbe avere in questo paese, che è un ruolo sociale, perché la cultura educa la libertà, educa la critica, educa la solidarietà, e tutto questo sulle spalle dei lavoratori che sono sempre più precari e non si vengono riconosciuti i loro diritti.